Marco Mengoni fa cantare l'Ariston e sfiora le lacrime per la commozione. Marco Mengoni, standing ovation per il brano Due vite, sfiorata la commozione. Avvia la 74esima edizione del Festival di Sanremo condotto per la quinta volta consecutiva da Amadeus con la co-conduzione di Marco Mengoni, che ha aperto la manifestazione dicendo che sentiremo canzoni che ci cambieranno la vita e che faranno parte delle nostre giornate e non ne faremo più a meno. Dopo alcune esibizioni dei Big in gara, Marco Mengoni ha incantato l'Ariston cantando Due vite prima da dentro una sorta di sfera, a ricordare una luna nera, e poi fuori dove ha incantato il pubblico con la sua voce. Standing ovation, il pubblico con i telefoni accesi, e infatti Marco Mengoni ha sfiorato la commozione. Il commento di Amadeus, come se un anno non fosse mai passato. Mentre il cantante ha espresso tutta la sua emozione nel tornare su un palco così prestigioso e suonare con una così grande orchestra. I precedenti Festival di Sanremo del cantante, ha trionfato due volte. È incredibile la strada che ha fatto Marco Mengoni, uno dei cantanti più amati della musica italiana, che soltanto l'anno scorso ha trionfato al Festival di Sanremo incantando poi l'Eurovision Song Contest con il brano Due vite, dove si è classificato quarto. E pensare che prima della sua vittoria al Festival di Sanremo il gusto degli elogi e la soddisfazione di stringere in mano il prestigioso premio li aveva già provati nell'edizione 2013. Conduzione di Fabio Fazio, con il brano L'essenziale, mentre nel 2010 è finito sul podio al terzo posto, battuto da Valerio Scano. Marco Mengoni elogia Amadeus, ha portato tutti i colori rainbow della musica. Durante la conferenza stampa di oggi Marco Mengoni ha elogiato Amadeus, che ha in mano lo scettro di padrone di Sanremo anche perché ha portato tutti i colori rainbow della musica, e ha aggiunto che è molto presto per parlare di una sua possibile conduzione di Sanremo. Di acqua sotto i ponti ne deve ancora passare, ma chissà che un giorno non possa succedere, considerando i cantanti che lo hanno condotto negli anni passati, mai dire mai. Poi ha aggiunto che vuole essere felice, godersi la vita, ogni momento. Soprattutto quest'incredibile esperienza all'insegna del festival, dicendo anche di volersi mettere alla prova anche perché il cast è pazzesco e le sorprese sono sempre dietro l'angolo.